Salvatore Valeria, eccoci qui su The Elder Scrolls 3, Morrowind, quindi un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci avevamo lasciati con la missione del castello di Karstag e avevamo aiutato il piccolo Timmy a sopprimere la rivolta. Ora, perché sono qui? Beh, semplice, perché sono tornato per svuotarmi, perché eravamo leggermente pieni. Nonostante questo, come vedete, ora siamo ancora pieni, ma è giustificato dal fatto che abbiamo un po' di martelli. E quindi, tutto sommato, perché sono venuto qui? Semplice, per trasformarmi in un... Cioè, credo che un'ora serva. No, due. Ma facciamone cinque, tanto prima o poi ci trasformeremo. You have ended the siege at Castle Karstag, and your master is well pleased with your efforts. You have served me well, and I offer you this gift, the Hunter's Wind. May you never tire in your hunting, my hound. I will seek you out, should I need you again. Ok, quindi lui praticamente ci ha detto che ci ha dato un incantesimo. E ora siamo qui perché... come vedete, eravamo venuti alla miniera per uccidere quel povero stronzo. Che può essere una cosa molto cattiva, signori. Ma se voi andate a... come si chiama? A casa vostra per svuotarvi, la vostra casa su Vanderfell, praticamente sarà impossibile fare il viaggio andato e ritorno senza trasformarvi. E se vi trasformate nel viaggio è un altro problema, perché appena sbarcate vi siete già trasformati. Quindi ve la si prenderà con il coso, con il portantino. E il problema è anche il fatto che lui vi vedrà trasformarvi, quindi avrete anche una taglia permanente, che non è una cosa bella. Quindi noi aspettiamo le consuete 10, 11, 12, 3, vabbè 13, l'una, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 9 ore. Ritorniamo umani. E tra l'altro vediamo che Irsin, per lo scorso compito, cioè quello di aver soppresso la rivolta del castel Karstag, ci ha fatto un dono. Cioè un potere che sarebbe il tipo lo spirito del cacciatore, non mi ricordo esattamente come si chiama. In realtà è un potere molto utile, che sarà permanente, quindi... Cioè permanente, lo potremo usare una volta al giorno. Ok... Faccio vedere, vento del cacciatore, che praticamente ci costa 1 di mana e ristora salute 1000 punti su se stesso. E si può usare una volta al giorno. Quindi praticamente è una sorta di pozione magica. È estremamente utile perché, se ci pensate, prima di tutto potremo non cacciare più la sera. Dal momento in cui, se diventiamo licantropi, potremo usare quel potere il giorno dopo che avremo la vita a terra, per recuperare vita, ok? Oltre al fatto che sempre il giorno dopo, in seguito nell'avventura, quando ci troveremo in qualche situazione particolare, dove magari non vorremmo usare una pozione, potremmo usare tranquillamente quello. Ci servirà vita, ma non possiamo dormire, quello sarà perfetto. Quindi, fatto ciò, signori, direi che siamo arrivati all'assedio. Oh, che bello. Troia. Che bello, non ci attacca, invece no. Dicevo, fatto ciò, signori, faccio un attimo il recap della situation. E ci vediamo a breve. Rieccoci qui, signori. Ciao, piccolo Morlock. Questo episodio effettivamente non hai balbettato ancora. Allora, siamo vicino alla sala di Tirsk, perché, come è giusto che sia, siamo venuti a reclamare il nostro titolo di capo, dal momento che il primo capo di Tirsk ci ha garantito il titolo. Guarda che bella struttura di parole usato per non dire che non mi ricordo. Cioè struttura, composizione. Oh no, dai, che brutto. Dai, Bethesda, dai. Guarda là, la neve è fluttuante. Qualcuno ha versato una pozione di lievitazione su quella neve. Comunque, veniamo a reclamare il titolo di capo di Tirsk. Come vedete, tutto più o meno si è ristabilito. Abbiamo lei. Salve il nuovo capo di Tirsk. Burp. Grazie a te, la sala dell'idromele è di nuovo aperta. Rieccoci. Quindi, parlando di Eric di Degno. Vabbè, è morto, vero? Sì, perché è morto.
L'hai visto il corvo? È stato avvistato dall'altare di Trond. È enorme e nero come la notte. Alcuni dicono che sia un segno che le streghe sono arrivate a Solstein. Questa invece è una missione. Un grande corvo è stato visto all'altare di Trond. Alcuni credono che l'uccello sia un segno che le streghe sono arrivate a Solstein. Potrebbe valere la pena di investigarli. Eh certo, quando si parla di uccelli, il nostro Nerevarin, ok, è sempre lì pronto. In the cave he met the beast, and cut quite short its evil feast, and when the Udafreg did fall, the chieftain came and claimed his hall. Magico. Bertrand suona il liuto e canta le ludi in onore del nuovo capo di Tirsk. Nelle caverne lui incontrò la bestia e rapidamente mise fine al suo banchetto. E quando Uddifrikt cadde, il capo venne e reclamò la sua sala. Il pericolo se ne andò, l'idromele iniziò a scorrere e chiunque a Tirsk seppe che l'Arax avrebbe governato normalmente Tirsk. Ok. Ultimi pettegolezzi. Ma niente di che. Intanto chiudiamo questo. Uddifrik era un mostro dal potere divino che finalmente è andato incontro al suo destino. Bella. Sotto i colpi del nostro capo la bestia muore. Ora in questa stanza riposa il suo cuore. Belli. Beati, cioè beati. Ottimo lavoro i traduttori che hanno trovato anche le rime. E comunque sì, ora questa è la nostra piccola sala. Qui è la nostra vecchia veste che abbiamo lasciato per terra. Slayer of the Udafrekt. May the mead flow forever. Ecco appunto, qui è il cuore di Udifri che volendo lo possiamo prendere però. So che Hortmund ti ha concesso la sua benedizione. Il cuore dell'Udifri che è stato messo sul piedistallo alla vista di tutti. Tu, l'Arax, sei il nuovo capo di Tirs. Comandare la sala dell'idromele è un grande lavoro e posso capire che tu abbia affari altrove. Mi offro di servire la tua causa come tuo consigliere e secondo in comando e di badare alla sala degli idromeli in tua assenza. Quindi abbiamo affare alla sala degli idromeli da discutere. O preferisci riposare nelle tue stanze? Direi riposare nelle mie stanze, cazzo. Le tue stanze sono di sopra, l'Arax. La stanza del comandante è quella con il tappeto di pelle di lupo davanti alla porta. Puoi riposare lì ed avere tutta la privacy di cui hai bisogno. Oh, e se non avessi ancora visto, ti ho lasciato un dono vicino al letto. È una vera arma da combattente, una che spero ti possa servire bene. Qui ora però non ricordo. Ah ok, allora possiamo prendere liberamente ciò che ci serve. Cuore dell'Udifrik per ora lo lascio lì. Quindi la sala con il tappeto. Beh, qui abbiamo i soliti due. Mostra pezzi di pelle abbandonati lì. I think you'll find my books very enlightening. Ok. Ah, è questa, col tappetino di lupo. Immaginavo chissà che cazzo era, invece era una semplice. Ah, la Clambringer. Tipo spada, una mano. Radunare umanoidi, santuario e fortifica personalità. Ok. Perché tutte queste spade strane? Però come sempre c'è un attimo scarsità di tutto, tipo... Posso mai avere una casa con due... zone per mettere a posto le robe. Freccia d'argento. Ok, avremo pure quest'altra sala. Però il problema rimane sempre lo stesso. È una grande sala, ma quasi vuota. Oltre al fatto che avremo poche stanze. E qui immaginate se voi ci mettete uno scamp, un granchio. Cioè, sembra un circo dopo un po'. Quindi, signori. Seduto più o meno sul... Ma qui non si collega, ma sta a dire... Guardate il braccio sinistro. Guardandolo di fronte. Non si collega il bracciale d'ebano, al contrario di come succede all'altra parte. Cioè, ma perché puttana, ho mancato un pezzo dell'armatura. Fatto ciò, signori, direi che ora dovremmo dormire. Direi che proviamo il letto del nostro... Delle nostre stanze da capitano. Quindi, signori, pronti a dormire? Io faccio un salvataggio. Rieccoci, signori. Allora, abbiamo salvato. Direi che facciamo un bel pisolino nella nostra meritatissima
casa di Tirsk e dormiamo fino a quando possiamo. Blood Moon è iniziata. Blood Moon. Eccoci qui, signori. Siamo al cospetto di Ersin. The others have been here for days now, and you are the last. It is time for my hunt, and you are to take part. I have chosen only the most worthy to take part in the hunt. Carius of the Imperials, Heartfang of the Scar, the Frost Giant Karstab, and you. You have proven yourself a worthy hunter, and so you have been given this honor. You and the others are to find your way to my hunting grounds. Take great care, as only one of you will earn the glory of facing the hunter himself in battle. While the blood moon lights the sky, the others have gone ahead, so only you remain to begin. Beware, mortal. My hounds are about, and they hunger for blood. Perhaps I will see you soon. Now go. Ok, signori. Quindi, come vedete, in un certo senso non c'è scampo se siete un lupo mannaro, cioè appena voi finite la missione del castello di Karstag, partite qui. Cioè, basta che dormite. E dai, Bethesda, e dai. Che palle. Bug grafici di Blood Moon ce ne sono un saccaccio. Ora, però, cosa vi devo dire? Che non ci conviene minimamente affrontare questa missione come licantropo, ma in nessuna forma e nessuna maniera. Quindi noi attendiamo 10. 11, 12, 3, vabbè, l'1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Quindi qui è l'unica zona che possiamo attraversare. La tete di sangue sta indebolendo le forze, devi nutrirti al più presto. E capita. Come vedete, ci risvegliamo con poca, ma veramente poca, salute. Però questo non ci tange, dal momento che noi possiamo usare l'incantesimo per tirare su la la vita. L'unica, visto che ce l'abbiamo, è anche ora di metterla. Ok, abbiamo tipo 30 incantesimi. Perché vai così lento, amico mio? Ok, ti sei ripreso. Bene, perfetto. Fatto ciò, direi che facciamo anche un breve salvataggio. Ci mettiamo la nostra cintura e usiamo il vento del cacciatore. Come vedete, ci cura tutta la vita praticamente. E lì troviamo niente che poco di meno che il capitano Flax Carius. Larax, sei tu. Mi dispiace che anche tu abbia preso parte a questo nefasto gioco. Da quando i licantropi mi hanno catturato al forte, sono stato tenuto qui e questo demone Ersin. Presto altri si sono uniti a me. Uno dei nordici, chiamato Cordizan, insieme ad una bestia chiamata Karstag. Credo che l'unica via di fuga da qui sia trovare la strada attraverso questo labirinto. Questo è ciò che il demone mi ha detto. Dobbiamo aprirci la strada attraverso questo labirinto, che è battuto da licantropi, che il demone chiama i suoi cani da caccia. Che tra parentesi sono normalissimi licantropi. Qual è il problema? Che i licantropi, come sapete, sono, prima di essere licantropi, sono persone. Che persone sono i cani da caccia di Ersin? Tutti argoniani. Non chiedetemi il perché, non ho idea, magari è un fetish particolare, perché a Solheim sarebbe molto più facile trovare un nord licantropo. Però i cani da caccia... Stavo per scendere in piazza e fare una strage. Non so se avete sentito la musichetta, pure il Murloc che è indignato. I cani da caccia di Ersin sono tutti licantropi, sono tutti... grazie al cazzo. Sono tutti argoniani. Sono debole, amico mio, e sono qui da troppo tempo. Forse insieme potremo trovare la strada per la salvezza. Dobbiamo trovare la chiave che ci permetterà di attraversare il cancello al centro di questo labirinto. Andiamo insieme.
Sono contento di averti con me. Insieme ci... Vabbè, se facevate l'altra opzione, lo uccidevate e basta. Insieme ci apriamo la strada attraverso queste orde di demoni e tenteremo la fuga da questo crudele prigione. C'è una porta al centro di questo labirinto, ma avremo bisogno di una chiave per entrare. Andiamo a trovare la chiave e andiamocene da questo posto. Ok, lui ci seguirà. Però ci conviene lasciarlo qui. Promozione. Ah beh, che palle. Mi dispiace. E no, ci segue, Eva Troia. Mi sa che morirà presto. Porca puttana, fanno tipo tantissimo danno, perché questi sono tra l'altro di un livello altissimo. Ma veramente alto. E questo mi ha portato le mie bellissime pozioni. Vai giù, Troia. Ok, mi dai un'altra pozione e un ristoro stamina di qualità. Giù. Giù. Ok. Il problema è che non possiamo nemmeno dormire, perché diventiamo dei cazzo di licantropi. Ora io vorrei sapere come si può lasciare lui qui. Perché mi ricordo che un modo c'era. Non sbaglio, dopo un po' lui ci dice trovare la strada. E lui dopo un po' ci dice non riusciamo a passare, pace. Qui ci conviene salvare ogni cazzo di angolo, perché se sbagliamo troppo... Ma dobbiamo affrontarne il meno possibile in realtà, non il più possibile. Come vedete, uno più o meno è gestibile. Il problema è quando arrivano tutti gli altri. Ah, e PS non hanno niente. Ma proprio un cazzo. Ok, piccolo scrigno, forziere. Una chiave brillante. Fantastico. Ho trovato la chiave che mi permetterà di procedere attraverso il portale del centro del labirinto. Ok. Rieccoci qui, signore. Allora, è passato un bel po' di tempo in realtà, perché mentre lui è morto perché ci ha attaccato nel momento in cui facevo pausa. Perché è passato un bel po' di tempo? Perché sono dovuto uscire e tornare a casa. Quindi, ritornando, troverete delle statue di ghiaccio. Non avvicinatevi, perché nel momento che siete in possesso di questa chiave, questa chiave è una chiave brillante e anche leggermente, come posso dire, come potrei dire, calda. Quindi potrebbe sciogliere quelle, anzi no, togliete, potrebbe sciogliere le statue, quindi evitate. Porca puttana, ho fatto una cazzata, signori. No, porco Giuda, mi è morto lo stronzo. Allora vediamo di dargli una pozione di cura o cominciare a fare quella cosa bruttissima di cura compagno, cura me, cura compagno, cura me. Quindi, subito. Ah, l'esclusiva no, dai, dammi quella di qualità normale. E poi abbiamo un cura compagno. Non so effettivamente quanto lo sto curando. Faccio un 3-4 tiri, nella speranza che si riprenda. Spero basti. Non ho idea di quanto l'ho curato, ma spero basti. Poi, signori, come vedete io ho raccattato un bel po' di martelli, perché qui, fidatevi, l'attrezzatura ve la mangiano come non mai. Infatti credo di aver già perso tutti i martelli. Quantomeno sarà ottimo per tirare su. Ecco. No, ne abbiamo 6, dai. Comunque, quantomeno sarà ottimo per tirare su coso. Come si chiama? Giusto, piccolo Murloc. Per tirare su forgiatura. E lo so, Murloc, non è che mi posso ricordare tutto. Ricorda che sto facendo un gameplay. Fare un gameplay non è semplice.
Dammi sto cazzo di scudo, porco ciuda. Come osi, troia? Vai giù. Io che una pozioncina ce la riprendiamo. Vedete, vi è piaciuto vedere tutte quelle pozioni, eccetera, eccetera. Ecco, ce le prendiamo tutte ora. Senza ritegno. Atletica 96, così a caso. E mi raccomando, i lupi, fatevi attaccare. Non aspettate, per il semplice motivo che... Dicevo, per il semplice motivo... Era un'affermazione o una domanda? Dicevo, per il semplice motivo che potreste semplicemente, praticamente, perdere un po' la situazione di, sotto controllo. Al momento che potrebbero uscire lupi da tipo tutte le parti, ecco, ad esempio lì, non ha senso che vi avvicinate, vi incasinate. E fidatevi, dal momento che dovete fare ancora 3 livelli. Giuda, mi ha rotto di nuovo. Porco! L'avevo appena riparato. È a 2000, signori, a 2000. Bella pozione. E purtroppo mi conviene lasciarle per dopo. Grazie. Devo effettivamente ringraziare, ogni tanto è anche utile. Non scherzate, signori, in questo video, veramente, se lo iniziate siate un minimo pronti. Già io sinceramente sono venuto abbastanza, come potrei dire, impreparato. Cioè, non impreparato, l'ho preso sotto gamba, quindi non mi sono portato abbastanza martelli. Ho uno scudo che si rompe ogni 2x3, va troia, nonostante a 2000 di condizione. E insomma. Careful with that friend. Porca puttana, lo stavo per prendere. Noi ci andiamo di qui. Quatti, quatti, silenziosi, silenziosi. Ci allontaniamo. Vai giù. Lupo di merda. Ok. Riprendiamo di nuovo. Puzio. Che palle. Ci la guardia un cazzo. Poi Irsin, solo Irsin poteva drogarsi così tanto da inventarsi una situazione simile. Risalviamo. Perché noi stiamo ancora nei gironi... Il circondario, diciamo così. Giuda, che là dietro sta un altro lupo. Maledetti argoniani. Ok. Prendiamoci un'altra bella pozione di cura che non guasta mai, piccolo Flux. Falx. Onesto. Onesto. Comunque sto temporeggiando semplicemente per tirarmi su un attimo la... Cosa? Oh, che palle, non c'è. No. Ma quelle scadenti sono veramente scadenti, cioè nel senso che fanno proprio schifo. Allora, credo che l'entrata sarà per forza di qui, cioè la parte più difficile, giustamente, perché questa l'abbiamo già esplorata teoricamente. Qui non c'è una beata minchia. E andiamo tranquilli, ragazzi. Allora, vediamo che ore sono. Ci sono bestie dintorno, quindi... Ho visto la stamina. Piccolo lupo di merda!
Ok, abbiamo attirato quello che non c'entrava un cazzo. Ma io non... all'inizio non capivo se riuscivo a colpire. Ok, bene, 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 bene. Ci prendiamo un'altra bella pozione di cura. Avete visto come ci servivano? L'ho detto. Sono fondamentali in Soulstein. E soprattutto, ora che ci penso, impariamo a muoverci lentamente. Perché non arriviamo a fine mappa se continuiamo a correre. E soprattutto non voglio usare tutte le mie pozioni di... di... come si chiama? Tutte le mie pozioni di cura. Oh, più che altro di cura. Quelle dobbiamo prendere per forza. Quelle di stamina. Già ho visto un'altra coda di merda. Ovviamente se è normale una cosa sia. Oh, però dovremmo essere arrivati alla fine. Sì. Aspetta amico, non posso andare oltre. Questa sfida può avere un solo vincitore, sarai tu. Se riuscirai a scappare, forse farò in tempo a trovare una via di fuga anch'io. Per ora farò la guardia a questo ingresso. Mi assicuro che nessuna delle bestie lo attraversi. Fai attenzione, se incontri gli altri... gli altri... Kastag è una creatura selvaggia, cercherà sicuramente di ucciderti. Cuor di Zanna mi preoccupa. C'è qualcosa di selvaggio nei suoi occhi che non mi convince. Buona fortuna. E c'è qualcosa di selvaggio. Per una battuta, tipo... Be strong, my friend. You will persevere. Però questo te lo ammazzo perché... per il semplice motivo che... dicevo, trovandosi vicino, voglio evitare che abbia la felice idea di muoversi verso il capitano. Dopo che aveva fatto sta strada per portarlo in vita, ci muore. Colpiscilo. Bravo ragazzo. No, 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 no. Momento, signori. Quello è di troppo. Rieccoci qui, signori. Ho ricaricato perché può sembrare una cazzata, ma quel lupo in più può fare seri danni. Non possiamo ancora riposarci. E guarda, una pozione. Me la prendo. Mi muovo lentamente. Inner Ring, ok. Sei tu, Larax? Come hai fatto ad arrivare fin qui? Temo ci rimanga poco tempo. Il gigante del ghiaccio Kastag sta avanzando e potrebbe vincere la battaglia prima del mio arrivo. Forse possiamo combattere assieme facendoci strada attraverso questo posto. Forse insieme potremo trovare una strada per la fine. Con te al mio fianco, il cacciatore avrà pane per i suoi denti. Cuor di Zanna porterà gloria al suo popolo. Che ne dici, Larax? Andiamo insieme. E allora andiamo, raggiungerò la fine di questo gioco del cacciatore. Vedo un po' troppo entusiasta per i miei... come posso dire? Per i miei gusti. Decisamente troppo entusiasta. Ok, Cuor di Zanna. Qui è un'ottima ascia. Qui è veramente un'ottima, ottima ascia. Peccato che la nostra abilità in ascia fa schifo. Se no gliela prendevamo gentilmente. Le usavamo per i nostri scopi diplomatici. Purtroppo noi stiamo usando un'arma da edrica che non fa la maggior parte dei danni che dovrebbe fare contro i licantropi. Però allo stesso tempo è l'unica che possiamo avere in questo momento, per il semplice motivo che... dicevo, per il semplice motivo... per il semplice motivo che le nostre armi d'argento fanno schifo, quindi dovevamo trovare una unica giusta. Non mi andava. Allora ho detto affrontiamole con l'arma da edrica. E tutto sommato sta facendo il suo lavoro. Non al meglio, però lo sta facendo. Ok, lì non ci avviciniamo chiaramente. Che abbiamo appunto la chiave brillante. Che lui non l'ha trovata, attenzione. Lui non l'ha trovata, quindi in un certo senso dipende da noi. Ok,
Ok, mi sembra l'ora di una bella pozioncina. Poi un'altra. Ok. A noi ci serve una pausa. Perché? Semplice, perché vi rammento che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.